Buonasera a tutti i colleghi presenti. Guardate, oggi è una lezione molto molto particolare, ma per quanto concerne appunto l'economia circolare e la nostra formazione è uno degli incontri più importanti. Perché dico questo? Perché le funzioni e i poteri dell'organismo di vigilanza è una materia delicatissima, è una materia che ben pochi sanno affrontarla come momento non solo di studio ma anche come momento di informazione pratica. E devo anche precisare che attualmente ancora il concetto di organismo di vigilanza, che è sempre stato oggetto di ampi dibattiti dottrinali e poi in seguito anche di dibattiti giurisprudenziali, ancora oggi, dopo che la legge, il decreto legislativo numero 231 del 2001, quindi sono passati parecchi anni, ma siamo ancora nel vivo e nella diciamo perplessità ancora di essere certi di definire alcune funzioni e alcune attività e responsabilità di questo diciamo organismo di vigilanza. Oggi abbiamo su questo argomento l'avvocato Alessandro Diotallevi e a seguire, poi farò l'introduzione sull'argomento, il dottor Michele Polini. Come avete potuto osservare anche dalla locandina, parleranno in maniera precisa su alcuni argomenti, come vi ho detto, argomenti fondamentali. È vero che l'economia circolare è una nicchia di cultori, anche se invece dovrebbe essere invece a portata di tutti e soprattutto sapere. Mi dispiace che anche tra i colleghi c'è, diciamo, ancora quel dubbio: che cosa mi può servire partecipare o sapere di un'economia circolare? E molto probabilmente io ho voluto fare questo corso proprio per dare una partenza a questi concetti, perché l'economia circolare è il futuro, ma non è solo un futuro sociale, e lo ripeto fino a stancarvi e stancarmi, in realtà è il futuro anche dell'avvocatura. Quando riusciamo a comprendere queste basi di concetti, che è essenziale conoscere, sapere, impadronirsi di questi concetti per poi sviluppare non solo pareri, ma anche essere presenti nella società con incarichi e sapere parlare di economia circolare e di tutto ciò che c'è dentro al concetto di economia circolare, vuol dire essere un avvocato non solo di qualità, ma soprattutto un avvocato che sta non solo dietro ai tempi, ma con i tempi e precedere i tempi. E allora ho chiesto all'epoca al presidente Galletti, che vi porge i suoi saluti, in realtà di fondare questa commissione di economia circolare. Ha aderito con molto piacere, tant'è vero che come vice coordinatori ho proprio il presidente Galletti e il consigliere segretario Scialla, perché dovevamo iniziare. E l'avvocatura non può solo apprendere o da giornali o da rivisti o in realtà diciamo molta pubblicità che fa anche attraverso riprese, dibattiti, la stampa televisiva. Perché non sapere economia circolare, quante funzioni ha, in realtà vuol dire essere in ritardo, e noi avvocati non possiamo essere in ritardo né nella nostra professione né nel contesto sociale. E allora
cosa ho pensato? Lo ripeto perché ho visto oggi che alcuni non seguono totalmente il corso, si scelgono le lezioni, in quanto le lezioni, ogni lezione ha il proprio credito formativo. Allora, per i nuovi iscritti, mi dispiace invece che chi non ha iniziato magari si scelga le lezioni, perché il corso è un corso creato proprio per dare la base a tutti, anche a quelli che non conoscevano esattamente, se non per sentito dire, che cosa sia l'economia circolare, ma serviva come base per poter fare poi un secondo step invece di altissima, io dico, non di alta formazione, di altissima formazione nella maniera peculiare e specifica su determinati argomenti. Detto ciò, che mi sembrava utile per tutti noi, passo subito appunto la parola all'avvocato Alessandro Giottalevi. Vi dico anche che l'avvocato Alessandro Giottalevi non solo esplicherà quanto vi avevo prima annunciato, cioè le funzioni e i poteri dell'organismo di vigilanza, con tutti i dubbi di partenza, con i dubbi che si sono sviluppati, e ritengo personalmente, poi mi correggerà sul punto proprio l'avvocato Giottalevi, io ritengo che ce ne sono ancora parecchi dubbi, che solo con l'esperienza già messa in campo da anni si sta migliorando, si sta perfezionando, ma proprio nel momento che si sta evolvendo certi concetti e certe assunzioni anche poi nel pratico di questi poteri di vigilanza, nascono altri problemi, e su questi, diciamo, problemi a volte è anche intervenuta la magistratura. Voi pensate che le funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza sono state proprio trattate la prima volta da un GIP del Tribunale di Roma, che nell'aprile del 4 aprile del 2003 ha emesso proprio un'ordinanza sottolineando l'auspicabilità di un organismo di vigilanza composto da soggetti non appartenenti agli organi sociali, al fine di assicurare l'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo. Addirittura nel 2003 il GIP di Roma suggeriva l'individuazione, eventualmente ma non necessariamente, anche di collaboratori esterni. Pensate che la legge del 2001, dopo due anni, ha avuto necessità di un intervento di un GIP su una questione da cui vi ho letto in maniera sintetica l'ordinanza. Pensate che siamo nel 2021 e certezza, secondo me, non ce n'è proprio. Detto ciò, mi sono dimenticata e forse mi sono persa, mi scusa l'avvocato Giottalevi, vi volevo dire che l'avvocato Giottalevi farà partire anche delle slide che sono molto importanti per assicurare voi anche una forma mnemonica di quello che altamente vi verrà diciamo espresso dall'avvocato Giottalevi. Ringrazio l'avvocato Giottalevi che, insieme a Michele Polini e a altri che voi avete avuto nelle precedenti lezioni, ripeto, mi dispiace che non viene seguita nella maniera rapidistica della progressione di queste cinque lezioni, di questi cinque incontri, però devo dire che tutti i, diciamo, i miei collaboratori sono stati scelti perché da anni sono o professori o altissimi docenti che hanno a volte anche preceduto le leggi sull'economia circolare. E a proposito di economia circolare, ricordate sempre il discorso iniziale e la programmazione dell'attuale governo. Non parlo di idee politiche, perché le idee politiche si devono fare nei luoghi deputati alle idee politiche, ma in realtà dobbiamo pensare che proprio nel programma e poi nelle scelte anche di ministeri, l'economia centrale, l'economia circolare è entrata questa volta non da Cenerentola, ma in realtà
come protagonista. Quindi pensate bene di che cosa andiamo incontro e pensiamo di sfruttare attraverso i miei collaboratori, i miei docenti, chiamateli come volete, i nostri colleghi, di questa formazione. Ci sarà veramente molto, molto utile. Sandro, a te la parola. Grazie al consigliere Mobrici, ha fatto un'illustrazione molto generosa di ciò che ci accingiamo ad affrontare insieme, e però direi che si tratta di una presentazione anche oggettiva, vale a dire che il concetto di economia circolare effettivamente va prendendo piede. È probabile che, e su questo punto mi tengo al caveat espresso dall'avvocato Mobrici di non spingere lo sguardo in un ambiente politico, però dal punto di vista tecnico e scientifico effettivamente, al di là di quelle che sono le decisioni politiche non solo nazionali ma europee e globali, di economia circolare ormai si parla abbondantemente, e le istituzioni dell'economia circolare hanno bisogno di essere in qualche modo calate nelle istituzioni generali che incontrano. Noi ci occupiamo delle istituzioni legali, è ovvio che altri specialisti si occupano di altre tipologie istituzionali, a partire da quelle economiche. E per economiche intendo dire non soltanto quelle di organizzazione sul mercato, ma di organizzazione della produzione. Perché effettivamente l'economia circolare sta mostrando sempre più il suo volto più autentico di motore di cambiamento nella produzione dei beni, sui quali poi si interviene con le logiche di economia circolare, le più conosciute delle quali sono ancorate, a mio avviso, ad una considerazione molto statica, che è quella del riciclo, cioè c'è chi produce e c'è chi ricicla, c'è chi mette in campo prodotti, beni, e chi prende la parte terminale di questi beni e prodotti, generalmente denominata rifiuti, e li tratta per ricavarne materie prime seconde, che sono nient'altro che conseguenza della modalità produttiva del bene primario. Quindi si tratta di nuove materie prime che vengono immesse nel circuito della produzione. Sono tutti concetti dei quali con la collega Mobrici ci siamo occupati molto intensamente prima che la collega facesse appunto la proposta di istituire una commissione ad hoc nell'Ordine degli Avvocati di Roma per esaminare le problematiche dell'economia circolare. Parallelamente a questa iniziativa, devo dire che siamo alle viste di uno sviluppo davvero intenso, probabilmente diventerà uno sviluppo vorticoso, da parte anche di colleghi e di organizzazioni di colleghi, studi associati, eccetera, perché l'economia circolare è, a ben vedere, parte integrante di quella che è stata definita la transizione ecologica. Al di là delle decisioni d'ordine politico di istituire un ministro per la transizione ecologica, il punto principale è che tutte le unità produttive del paese stanno mobilitando le loro risorse migliori per definire nel loro ambito quale sia lo sviluppo che si intravede e del quale si deve diventare protagonisti per consolidare la logica di economia circolare nell'ambito appunto dei processi produttivi. Ma se questo è il versante degli imprenditori e se volete anche degli economisti di impresa, c'è un versante ulteriore che è quello degli avvocati. Da tempo basta leggere documenti dell'Unione Europea
vi sono previsioni e stanziamenti, badate bene, per accompagnare il cambiamento nei processi produttivi con un adeguamento delle strutture legali, delle strutture giuridiche. Si tratta di ridefinire alcuni aspetti della produzione in ordine alla loro teleologica predisposizione verso l'economia circolare. E il merito più che io mi sento veramente di accordare, senza fare complimenti all'Ordine degli Avvocati di Roma, è di accompagnare questo processo di aggiustamento del tiro sul fronte giuridico legale con formazione specifica da indirizzare ai colleghi, perché fra l'altro devo dirvi, e lo vedremo insieme di qui a un attimo, come dire anticipato l'avvocato Mobrici, nonostante il decreto legislativo abbia ormai 20 anni, compie 20 anni nel 2021, non si può dire che sia stabilizzato. E se non è stabilizzato per i processi produttivi consolidati, cioè quelli di tipo tradizionale, l'industria che conosciamo, men che meno può dirsi consolidato per le nuove forme di economia che si affacciano, come abbiamo detto, sul fronte della transizione ecologica. Transizione ecologica, badate bene, ci tengo molto a precisare questo passaggio, che comprende proprio la variazione dei processi produttivi. Vi faccio un esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Devo dire che in questo caso il mio esempio corrisponde a una cosa nella quale credo fermamente e tuttavia non ha nessuna controprova fattuale allo Stato, cioè non ci sono realizzazioni che mi autorizzino a dire ci siamo incamminati per una strada che è già stata intrapresa nel mondo della produzione. Si tratta semplicemente di una intuizione di quelle che vengono quando si studiano in profondità i provvedimenti. Per quelli che tra voi hanno seguito la prima parte di questo corso di alta specializzazione, tornerà senz'altro alla mente l'esposizione fatta dal collega De Leonardis del significato e del manifestarsi nella pratica dei concetti fondamentali delle istituzioni dell'economia circolare. Perché per chi non avesse avuto la possibilità di ascoltare l'intervento del collega De Leonardis, un avvocato che è stato tra i primissimi a concettualizzare l'economia circolare dal punto di vista legale, di questo gli va dato grande merito. Allora, per quelli che non hanno seguito quella lezione, devo dirvi che il collega ha descritto puntualmente i processi definibili come processi di economia circolare. Tra questi ce n'è uno di tipo innovativo, quello di cui intendo parlarvi, per l'appunto per un attimo, ma solo a titolo esemplificativo, che è quello di traguardare verso un futuro che arriverà inevitabilmente, che consiste nell'integrare nel processo produttivo lo smaltimento, e cioè nel non determinare una cesura tra chi produce e chi ricicla, tra aziende della produzione e aziende del riciclaggio dei rifiuti. Rifiuto, tra virgolette, questa ricerca della materia prima seconda, diventerebbe la parte terminale del processo produttivo. Allora, enunciato in questi termini, può sembrare una forma di visionarietà, peraltro abbiamo prove abbiamo fra l'altro esposto in un altro corso di formazione fatto con l'Ordine degli Avvocati di Roma, che aziende anche importanti, per esempio dell'industria militare, stanno guardando a questa prospettiva. Perché vedete, il fatto di spendere la produzione in una logica ecologica, cioè all'interno della transizione ecologica, consente di realizzare quasi in automatico la vocazione sociale dell'impresa. Noi parliamo di social responsibility
E andiamo a cercare questa responsabilità sociale dell'impresa in meccanismi e, come posso dire, non dico estranei, ma insomma paralleli alla logica della produzione, mentre la prospettiva che io indico è quella di una social responsibility interna ai processi di produzione. Cioè la progettazione della produzione contiene la preoccupazione dell'assolvimento dei doveri e responsabilità sociali. Allora sì che, per parlare di cose che sicuramente conoscete e che in qualche modo coltivate, allora sì che potrebbe determinarsi la condizione di riavvicinamento tra il concetto di capitale, capitale economico-finanziario e capitale reputazionale, perché l'impresa che non produce rifiuti aumenta a dismisura la propria reputazione in termini di transizione ecologica. Ma perché gli avvocati hanno un ruolo? Perché il passaggio dalla situazione attuale, che è consolidatissima, perché noi l'abbiamo ereditata, direi, dalla rivoluzione industriale, ma più probabilmente l'abbiamo ereditata, come al solito, dalle istituzioni di diritto romano, il passaggio dalla produzione di tipo tradizionale a quella che vi ho indicato, cioè quella che contiene anche la fase finale di riutilizzazione di quel prodotto, in modalità compatibili con la produzione originaria e di interesse economico dell'impresa titolare della produzione originaria, ha bisogno di un aggiornamento degli istituti degli istituti giuridici che sovrintendono a questo settore. Allora, prima di tutto c'è bisogno, lo dico come posso dire a vol d'uccello, no? Per usare un'espressione banale, perché diciamo questi 50 minuti, che e forse meno, che mi restano per parlarvi, hanno bisogno anche diciamo di delinearsi sugli aspetti pratici del decreto legislativo 231 e degli organismi di vigilanza. Ma il passaggio, dicevo, da un modello di produzione a quello che vado indicandovi contiene una serie infinita di modificazioni d'ordine legale e deve trovare prima di tutto una copertura costituzionale. Il professor De Leonardis ha, e di questo io per la verità sono fiero, perché lui è un vero professore nell'ambito dell'economia circolare. Io guardo l'economia circolare da un punto di vista diverso in questo momento in particolare, cioè di analista di questi processi, anche per far parte, e qui faccio una dichiarazione che è valida ai fini del conflitto di interesse, faccio parte dell'osservatorio tecnico legale dei modelli di organizzazione, gestione e controllo del decreto legislativo 231, che è presieduto da Piero Sandulli, e di questo osservatorio fa parte anche la collega Saveria Mombrici. Chiusa questa parentesi, che non è pubblicitaria, come torno a dire, è semplicemente dichiarazione di un potenziale conflitto di interessi, poi vedrete perché parlo di un potenziale conflitto di interessi, lo dico con una venatura leggera in questo caso, in realtà non c'è un problema di questo genere. Dentro e prima delle questioni che attengono all'organismo di vigilanza e di seguito a quello appunto che è stata l'illustrazione del professor De Leonardis, c'è una rilettura degli articoli 41 e 42 della Costituzione e di verificare come la piegatura sociale del principio fondamentale della libertà economica, dell'iniziativa privata e della proprietà, la legatura sociale quindi della libertà di iniziativa economica e degli istituti della proprietà verso una funzione sociale, come indicato al comma 2 dell'articolo 41 e nell'articolo 42, sovrintende alla modificazione dei processi generali della produzione, senza mortificare nessuno dei valori e principi che sono cresciuti nell'ambito
di quei principi generali dell'ordinamento costituzionale. Che significa questo? Che facciamo l'esempio di un qualsiasi bene prodotto da un'azienda. Allora, per poter restare nella disponibilità dell'azienda che lo produce e poter essere inseguito nel suo destino di utilizzazione da parte del proprietario, cioè di chi lo ha acquistato, l'azienda deve avere la disponibilità di questo dato, cioè la tracciatura del destino di quel bene rende comunque, diciamo, non rompe il cordone ombelicale tra chi ha prodotto, chi ha distribuito e chi ha acquistato. Qua ci sono enormi problemi d'ordine di tutela della privacy, perché chi compra un bene probabilmente vuole che di quel bene abbia la disponibilità totale per utilizzarlo come vuole. Allora, ci sono delle tecnologie medio tempore cresciute, delle quali bene ha fatto la collega Mobrici a darci una possibilità di ascolto dello stato di maturazione del tema in Commissione europea, cioè quelle della blockchain, che permettono di mantenere in piedi questa relazione tra chi produce, chi distribuisce e chi consuma, senza dimenticare altre problematiche di grande complessità, perché molto spesso l'apparenza della produzione contiene al proprio interno la sostanza dell'assemblamento in un luogo di beni prodotti in 100 altri luoghi. Ecco che qui torna la profilatura internazionalistica e globale dei temi da affrontarsi per passare da uno schema produttivo ad un altro. E cioè, è possibile che un'azienda italiana che produce per assemblamento un certo bene si avventuri, diciamo, nel territorio ancora inesplorato dell'economia circolare che andiamo delineando, senza preoccuparsi di sapere se le aziende sue fornitrici condividono questi processi, cioè condividano il fatto che i beni intermedi, quelli assemblati, siano tracciati in tutta la loro storia. E come farà questa azienda a non solo a suggerire, ma a richiedere che quei beni corrispondano al proprio modello industriale ed eventualmente al modello nazionale di riunificazione dei momenti della produzione e dello smaltimento, se non sulla base di decisioni che abbiano impatto vuoi contrattuale, vuoi globale. Vuoi contrattuale, vuoi globale, perché è chiaro che un'azienda è in grado, se è competitiva sul mercato, di dettare le proprie regole, quindi di trasportare il proprio modello verso l'esterno. Ma è anche vero che questo non basta molto spesso se non c'è una copertura legale che sarà costituzionale, civilistica ed eventualmente amministrativistica e penale nei paesi che sono nel cui ambito operano le aziende fornitrici di beni. Vedete, questo è un compito stretto degli avvocati, è un compito stretto dei giuristi. Noi tutti insieme dobbiamo cooperare per creare le condizioni perché l'economia circolare diventi una istituzione, una modalità di produzione con la copertura legale che le è necessaria per non essere intanto respinta, perché la prima modalità di risposta del mondo produttivo potrebbe essere per l'appunto di non passare a un modello produttivo alternativo, seppure compreso dentro la transizione ecologica, ipoteticamente compreso dentro la transizione ecologica, ove possa essere potenzialmente foriero di questioni legali di ogni genere, interne ed internazionali. E poi costruire il contesto di queste regole. Noi sappiamo benissimo che nell'ambito della cosiddetta global polity, in questi termini la definisce Sabino Cassese, e io a quel grande maestro che è Sabino
Cassese, riconosco davvero una capacità intuitiva straordinaria. Nell'ambito della Global Polity, molte regole di comportamento e molte regole della produzione e dell'uso della produzione, quindi della commercializzazione, della distribuzione, eccetera, discendono da decisioni di tipo globale che lasciano, come dire, di sasso le varie legislazioni nazionali, cioè lasciano di sasso gli stati, perché gli stati vengono superati. Sabino Cassese, nel suo notissimo libro, in cui appunto identifica la categoria Global Polity, identifica anche quali sono esemplificativamente questi settori. Io dico che uno di questi settori, al di là di quello conosciutissimo della produzione diciamo dei servizi della mediazione, dell'intermediazione elettronica, è proprio quello di una economia circolare che modifichi gli schemi produttivi delle aziende. Questo serve, questo lungo discorso, lungo insomma, questo piccolo discorso, questa breve introduzione, se vogliamo, sulla economia circolare, ha avuto lo scopo di suggerire una, diciamo, una attenzione particolare al fatto che in una nella prossima fase che affrontiamo insieme, cioè quella della descrizione del decreto legislativo 231 e delle aziende dell'economia circolare, alcuni passaggi dovranno tener conto della specificità delle aziende dell'economia circolare su come debbono costruirsi modelli di organizzazione, modelli di organizzativi e di gestione previsti dal decreto legislativo 231 come esimente per la responsabilità penale amministrativa e dell'attività degli organismi di vigilanza. Su questo tema chiederei di passare a, diciamo, all'appoggio delle schede che ho predisposto. Si tratta di schede che voi potrete, anzi sicuramente avrete già letto, è una banale ripartizione in schede del decreto legislativo 231. Allora, se vogliamo passare alla prima slide. Approfittiamo per fare una piccola pausa mentale. Eccolo qua. Sì. Darò l'indicazione. La seconda, sì. Indicazione, grazie. D'accordo. Ecco, la prima slide è di una banalità assoluta, è nient'altro che il titolo del decreto legislativo 231, e però contiene già alcune indicazioni, a mio avviso, di fondamentale importanza. Scusatemi questo passaggio agiografico, ma io sono un grande appassionato della interpretazione del diritto. Appoggio molte volte la mia esposizione nell'ambito di interpretazione a Dworkin, filosofo del diritto nordamericano, purtroppo scomparso, quantunque in avanzatissima età, da poco, per dirvi che anche l'intitolazione di una norma diciamo, importante per orientare la comprensione di una legge. E questa è questa legge, questo decreto legislativo, contiene la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità. Vedete che parla di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Se non che perché si sviluppi la responsabilità amministrativa di una persona giuridica, deve esservi un avvenimento che la precede, e cioè la commissione di un reato da parte di uno dei soggetti che sono previsti nel decreto legislativo. Adesso andremo avanti
con la slide numero 2, ma teniamo a mente che la denominazione del decreto legislativo è appunto incentrata sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Alcuni si sono chiesti perché queste norme siano state indirizzate al settore privato, al settore associativo, nelle varie forme in cui le modalità di associazione per tipologia di interesse sono sviluppate nel nostro ordinamento. E qualcuno si è spinto a dire, insomma, questo modello organizzativo, questo schema concettuale contenuto nel decreto legislativo 231, proprio per il suo proporre una modalità di chiarificazione dei comportamenti interni di chi fa e che quindi si rivolge verso un pubblico di destinatari che prima che quello dei consumatori è composto dei cittadini, non si applichi anche nell'ordinamento pubblico. E la risposta, non, per carità, c'è da ragionarci diffusamente, però la risposta è almeno a prima vista in questi termini, cioè che accanto al filone della responsabilità amministrativa degli enti privati è cresciuto parallelamente con altre leggi un filone parallelo, molto somigliante anche nella denominazione degli istituti, che è quello delle politiche di opposizione ai fenomeni della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. C'era un punto di contatto che era quello degli enti economici con partecipazione pubblica, ma è stato risolto tanto dall'ANAC con una sua deliberazione notissima quanto dalla giurisprudenza, per cui le società a partecipazione pubblica sono tenute alla compilazione del modello organizzativo e alla costruzione degli istituti paralleli che determinano le condizioni di esimente del modello organizzativo nei confronti della responsabilità amministrativa. I soggetti quindi del decreto legislativo sono gli enti con personalità giuridica, ma anche le associazioni prive di personalità giuridica, che significa che il legislatore ha inteso coprire ogni forma di responsabilità che si determini attraverso la commissione di un reato, quello del catalogo allegato al decreto legislativo 231, in danno della collettività. In danno della collettività. Allora vedete che ritorna la titolazione del decreto legislativo. Parliamo di responsabilità amministrativa. Quando parliamo di responsabilità amministrativa, immediatamente viene in mente un interesse pubblico generale. Allora, questa è una forma certamente di tutela di alcuni di alcuni contenuti di tipo civilistico, ma poi ne parlo più diffusamente un po' più avanti, ma prima di tutto è una forma di tutela della fiducia generale che si deve determinare nell'ambito dell'ordinamento economico in relazione alla produzione, ai meccanismi complessi della produzione. Come ho già detto, non si applica allo Stato, e possiamo passare alla terza slide. Io l'ho denominata principio di legalità e l'ho costruita in questi termini, cioè che l'ente è responsabile per fatto costituente reato solo se una legge antecedente la data di commissione del fatto assegna all'ente medesimo una responsabilità amministrativa in relazione a quel reato, con annesse le relative sanzioni. Davvero bisognerebbe fare l'esegesi parola per parola di ogni passaggio della norma. Il punto che sul quale provo a richiamare la mia attenzione e la vostra è costituito proprio dal susseguirsi
delle forme della, diciamo, della catena che porta da una responsabilità penale individuale in chi ha commesso il fatto ad una responsabilità amministrativa in senso proprio da parte nell'ente che ospita in una forma, poi vediamo più avanti in quale forma, per un principio anche di immedesimazione amministrativa, e questo è un concetto che è proprio del diritto amministrativo piuttosto che del diritto penale, è un presupposto amministrativistico per certi reati del diritto penale, ma dicevo, questa catena porta dalla commissione del fatto da parte di un singolo soggetto, di più soggetti tra loro in, diciamo, in connessione criminosa, fino alla responsabilità amministrativa dell'ente che ha una sua autonomia. E questo è un altro fatto che la giurisprudenza, all'inizio probabilmente non se ne aveva una, non se ne avvertiva la consistenza. Il punto è che la responsabilità dell'ente sopravvive all'accertamento della responsabilità di chi ha commesso il fatto. Ci sono dei passaggi di questo decreto legislativo del quale, come avrete capito, sono innamorato, che mettono in luce questo, questo aspetto, e cioè che c'è una separazione tra l'ente e i soggetti che operano nell'ente, tra chi commette il fatto e chi invece riceve le conseguenze della commissione del fatto, laddove il fatto viene classificato come fatto criminoso, cioè come reato, secondo il catalogo commesso. Io addirittura in questo senso sono, ma pur consapevole dei limiti costituzionali della questione e quindi della impossibilità di dilatare in ambito penale l'applicazione della norma verso forme analogiche, lo dico tra virgolette, sono del parere che quantomeno il legislatore debba estendere la prospettiva del catalogo dei fatti criminosi via via che la esperienza giurisdizionale ne mette in luce nuove tipologie, che, perché insomma, signori miei, il decreto legislativo, se viene aggirato, ripara una responsabilità dell'ente privato, purtroppo non gli fa giustizia la definizione di ente, perché noi quando parliamo di ente abbiamo a mente l'ente pubblico. In questo caso dobbiamo ricordarci sempre che per ente intendiamo l'intera galassia delle associazioni di tipo privato, quale che sia la loro forma giuridica. Allora, con questa precisazione, con questo invito a restare sempre attenti al significato di ente, la responsabilità ex articolo, ex legge 2, decreto legislativo 231 ripara l'intero sistema economico dal rischio che vi sia, per i fatti che andremo ad affrontare, seppure brevemente, fra un attimo, riceva danni dal comportamento dei privati che producono. Lo dico in termini semplici in modo da capirci. E va bene, poi ci sono questioni di tipo legale in senso stretto che sono sicuramente alla portata di una lettura semplice. Voglio fare una breve inserzione, perché qualcuno ha dubitato addirittura della costituzionalità della norma. La Cassazione ha investito la Corte Costituzionale ha emesso il proprio verdetto sulla costituzionalità di alcuni passaggi. Devo dirvi che il legislatore si è orientato progressivamente verso una personificazione dell'attività degli enti. Vi parlo di una cosa della quale sono particolarmente al corrente, anche per essere stato titolare di difesa in giudizio, ma c'è la evoluzione richiesta, reclamata da alcuni professionisti già nella metà degli anni Ottanta, pensate bene, della trasformazione delle associazioni di professionisti in enti,
in capo ai quali si intesta la prestazione professionale. Allora, la prestazione professionale si distacca dal professionista e va in capo agli enti. Questo fino a qualche anno fa si riteneva una evoluzione del principio dell'associazionismo tra i professionisti. Ma quando nel 2017, con una legge della che non mi ricordo più che data avesse, però ve la vado a pescare perché vale la pena che sia letta. Dunque. La 124 del 2017 e così altre, ha trasferito la responsabilità della prestazione professionale non già dal singolo professionista all'associazione dei professionisti, ma dal singolo professionista alla società. Quindi la prestazione odontoiatrica, di questo vi sto parlando, è passata dalla originaria relazione con il singolo odontoiatra alla successiva intestazione all'associazione degli odontoiatri, fino a diventare l'oggetto della responsabilità diretta delle società di capitale, odontoiatriche, con alcune cautele ovviamente, cioè che nella società di capitale operino e che quindi materialmente la prestazione sia resa da un odontoiatra e che vi sia la presenza di un direttore sanitario odontoiatra. Ecco, ma il punto è la migrazione di singole attività verso un soggetto che è tutto giuridico. Materialmente non è la società che eroga la prestazione, è l'odontoiatra, ma per quella prestazione risponde direttamente la società di capitali. Capite? È un tema che gli amministrativisti avevano già affrontato quando si trattava di stabilire quale fosse la relazione, magari anche della produzione pubblica, rispetto ai suoi dipendenti. In ambito privatistico, con alcuni anni corrispondenti alla evoluzione dei principi generali della produzione, si è arrivati allo stesso punto di approdo, cioè alla possibilità che l'ente sia chiamato alla responsabilità. Ecco, c'è una logica parallela nella legislazione del nostro paese che ha contraddistinto l'irruzione di nuovi istituti, per cui siamo passati dalla responsabilità personale alla responsabilità di organizzazione, che tipicamente è quella che definisce la responsabilità degli enti del decreto legislativo 231. Allora, passerei alla slide numero 4. Qui parliamo del modello, scusatemi, alla numero 5, la successiva, grazie. Il modello di organizzazione. Allora, qui siamo all'articolo 5 del decreto legislativo e in particolare alla lettera A. Di che cosa risponde l'ente? Perché è un tema non banale. E anche in ambito civilistico, noi veniamo dall'aver studiato dal primo anno di università nelle istituzioni di diritto privato la responsabilità dell'imprenditore per il fatto del dipendente. In questo caso però il fatto del dipendente non corrisponde semplicemente ad un'applicazione della colpa in vigilando, perché in questo caso il fatto del dipendente è ordinato agli effetti della sua azione, e quando gli effetti della sua azione siano corrispondenti ad un reato, essi integrano un vantaggio e sono nell'interesse dell'ente. Quindi il dipendente
nelle due posizioni che sono individuate dal decreto legislativo, quella apicale o quella di dipendenza da un soggetto apicale, compiono un comportamento, ma poi con l'introduzione proprio in ambito ambientalistico delle responsabilità per colpa, il 25 septies che è stato introdotto a partire dal 2011 con il codice dei reati ambientalistici, tutto quello che assume la forma appunto della colpa nel caso di responsabilità nel settore che abbiamo detto, così come del dolo nel caso di tutti i reati previsti nel catalogo dei reati presupposto stabiliti nel decreto legislativo, viene visto nella luce della produzione dei propri effetti a vantaggio e nell'interesse della società. E per questo motivo la società diviene responsabile per fatto amministrativo e subisce l'applicazione nei suoi confronti di tipologie afflittive, sanzionatorie, che sono proprio tipiche degli enti, perché si tratta di sanzioni d'ordine economico ed interdittive. Sulle sanzioni interdittive, se facciamo in tempo una parola, la dobbiamo dire. E vado un pochino più in fretta perché non vorrei lasciarvi a metà strada, sinceramente mi dispiacerebbe. Tra l'altro vengo sollecitato in tal senso dal collega Polini, che tiene molto meglio di me il ritmo dell'esposizione. Dicevo, il modello di organizzazione è l'asse portante, insieme all'organismo di vigilanza, del decreto legislativo. Ma sul modello di organizzazione non è mica facile identificarlo nei suoi termini. Allora, da una fase inizialissima, cioè quando noi che eravamo innamorati, io mi occupo di 231 da circa 17 anni, quindi ho cercato di approfondirla in tutte le sue parti, ma comunque, da una fase inizialissima in cui sembrava che questo modello di organizzazione potesse essere un esimente sulla quale poter contare in ogni caso, ad una fase progressiva nella quale la giurisprudenza ha dimostrato che non poteva essere un qualsiasi modello di organizzazione, ma un modello di organizzazione disegnato sulle attività svolte nell'azienda, e si è fatto un grande passo in avanti. I modelli organizzativi sono diventati dei meccanismi raffinati di contenimento di tutti i processi produttivi dell'azienda visti sotto il profilo della legalità alla luce della loro finalizzazione di esimenti verso le responsabilità del decreto legislativo 231 del 2001 e ancora in tempi recentissimi, prima ancora e dopo la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione data nel procedimento TIS, quindi una sentenza del 2014, la stessa giurisprudenza ha mostrato di aver bisogno di aggiustare il tiro continuamente. Ma se la giurisprudenza deve aggiustare il tiro, lo dico in particolare rivolgendomi al collega Pontecorvo e alla collega Saveria Mobrici, anche gli avvocati lo debbono fare, perché quando si introduce una difesa davanti alla Corte di Cassazione, mai deve accadere che la sentenza contenga l'indicazione di genericità della difesa in relazione alla funzione che è stata assegnata dalla legge al modello organizzativo. Qui tutti dobbiamo essere consapevoli che il modello organizzativo è figlio di molte competenze. Io le definisco soft skills, capite di che cosa stiamo parlando? Qui se uno entra
nella responsabilità di elaborazione di un modello organizzativo con un attaccamento morboso alla propria verticalità professionale, da penalista, da civilista, da amministrativista o da chissà quali altre tipo di professionalità, difficilmente riesce a licenziare un modello di organizzazione, modello organizzativo che copra tutta la vastissima gamma delle, delle cautele che questo modello deve contenere rispetto alla possibilità che diventi esimente, ovvero che non lo sia e che quindi porti alla condanna, a condanna dolorosa dell'ente da parte della magistratura. I modelli di organizzazione, ci sono talmente tanti manuali che contengono le linee guida per la loro composizione. Sappiamo benissimo che le associazioni di rappresentanza delle aziende, a partire dalla Confindustria, hanno messo in campo linee guida, schemi di elaborazione, e così anche altre categorie professionali. Do atto ai commercialisti di aver molto, io stesso sono stato a suo tempo relatore in un convegno di una sezione dell'Ordine dei commercialisti che si occupa di diritto penale commerciale per l'identificazione delle aree sensibili alla fine della individuazione del modello organizzativo più adatto, più utile, più adatto. Dicevo, oltre a questi strumenti di carattere generale, lo strumento migliore al quale riesco a pensare è l'assegnazione della responsabilità di elaborazione del modello organizzativo a soggetti che abbiano una formazione specifica a farlo, e cioè che siano formati esattamente. Noi avvocati stiamo parlando da molto tempo di specializzazioni. Specializzarsi in soft skills è la cosa più difficile, perché un conto è la specializzazione verticale di tipo tradizionale, altro è la specializzazione d'ambiente, cioè contenere tutte, cioè somministrare la conoscenza specialistica di tutte le competenze che servono per dare una risposta in termini di soft skills, come tipicamente è la costruzione di un modello organizzativo. E alcuni passaggi di tipo strettamente penalistico li lascio alla lettura della slide e passo alla slide successiva, la numero 6. Credo di avervi parlato abbastanza in relazione ai tempi a disposizione. Posso dire soltanto che i modelli organizzativi si nutrono, sono oggetto vivente del decreto legislativo. Non è che uno scrive il modello organizzativo e questo diventa uno stabile strumento di difesa, un baluardo esimente rispetto alla responsabilità penale e amministrativa dell'ente. No, si tratta di strumenti viventi che debbono, riga per riga, parola per parola, subire tutte le modificazioni, gli aggiornamenti, gli aggiustamenti che sono necessari perché un giorno, eventualmente, un giudice li consideri esimenti della responsabilità penale amministrativa. E badate bene ad una cosa: la giurisprudenza, secondo me, con qualche leggerezza interpretativa, ha utilizzato la categoria dell'ex ante e dell'ex post per individuare la differenza tra l'interesse e il vantaggio, stabilendo l'interesse nell'ex ante e il vantaggio nell'ex post. Elaborazione molto labile, a mio parere, piuttosto psicologica che non giuridica. Ma c'è un ex ante e un ex post del quale bisogna farsi carico da parte di noi avvocati, ed è la costruzione del modello organizzativo, che è un ex ante, rispetto al giudizio che dà il giudice nel caso
di materiale applicazione del modello organizzativo come si mette, che è un ex post. È un ex post. Cioè, se non ci si fa carico di trattare il modello organizzativo continuativamente, quindi con un'azione anticipatrice di tutte le possibili manchevolezze che possono essere registrate ex post, allora purtroppo si giustifica il fatto rilevato anche in dottrina che per la più parte delle volte il modello organizzativo non vale come esimente nelle sentenze fino a qui conosciute date anche dalla giurisprudenza di legittimità. E questa è una situazione da rimontare, e questa situazione va rimontata dagli avvocati. Va rimontata dagli avvocati nell'ambito della loro attività all'interno degli organismi di vigilanza e nella elaborazione dei modelli organizzativi e nelle associazioni a cui danno vita. Mi dicono che ho quasi esaurito il tempo a mia disposizione. Chiedo la cortesia al dottor Polini di darmi 5 minuti per concludere, per parlare di organismo di vigilanza. Vedo dal gesto di sopportazione che me lo concede. Grazie Michele. Allora, il modello di organizzazione, come ho detto, è nelle mani dell'organismo di vigilanza, anche sulla questione dell'organismo di vigilanza, come viene nominato, come si costruisce, che cosa dice la legge. Ci sono un bel po' di cose da sistemare. L'organismo di mediazione, da parte di qualcuno, nell'organismo di mediazione, scusate, questo è un lapsus del mediatore, perdonatemi, l'organismo di vigilanza è stato detto può corrispondere a ad uno dei soggetti della tradizione dei controlli societari, quindi può corrispondere al collegio sindacale, al comitato di controllo interno, all'internal auditing. Non ne parlo con sufficienza, badate bene, il tono non è di sufficienza. Ognuna di queste letture ha delle sue giustificazioni, ma la lettura più convincente, per essere, come definito dalla legge, un organismo terzo ed imparziale, è che si tratti di un organismo completamente separato da tutte le altre funzioni aziendali, quali che siano, e non stiamo parlando della dipendenza dal Consiglio di amministrazione, nella quale non c'è nessun tipo di separatezza tra l'eventuale organismo di vigilanza e il Consiglio di amministrazione, ma neanche nelle altre posizioni indicate. Ma voi potete immaginare che il responsabile dell'internal auditing, che è un dirigente dell'azienda, si possa considerare terzo e imparziale rispetto all'andamento aziendale. Ma allora veramente diventa gioco facile risalire al sottopensiero che si determina, e anche questo è un punto che il decreto legislativo non mette bene in luce, e neanche la giurisprudenza, per la verità. Guardate che perché ci sia la responsabilità amministrativa c'è un factum celeris tra chi commette il fatto, che corrisponde ad un reato, e l'azienda che l'ha commissionato. L'ha commissionato l'azienda, cioè l'apicale che è al corrente della sua responsabilità si espone ad una responsabilità penale diretta senza respingerla, sapendo che il vantaggio e l'interesse finale, salvo il suo, di conservazione del posto di lavoro, è tutto in capo all'ente datore di lavoro, perché chiamiamolo con il suo nome, l'ente è il datore di lavoro di chi commette il fatto. Un milione di ulteriori sottolineature andrebbero fatte. So che la collega Saverio Mobrici ha intenzione di andare avanti per questa strada, e sicuramente non ci mancheranno le occasioni per affrontare, come ho detto all'inizio, riga per riga il decreto legislativo 231 e riga per riga la giurisprudenza che si è formata, riga per riga e anche parola per parola, come ho avuto modo di dire. Che gli avvocati abbiano un ulteriore ruolo è davvero
sotto gli occhi di tutti. Da poco c'è stata una modificazione, un'integrazione del modello 231 e sono state introdotte ed è stata introdotta la possibilità da parte di soggetti interni all'ente di denunciare fenomeni di violazione del modello organizzativo. Non uso la parola inglese per non urtare la sensibilità del presidente Draghi, ma si tratta semplicemente di riferire di quello che accade nell'ambito aziendale da parte di chi ne abbia consapevolezza. Come si acquisisce questa consapevolezza rispetto al modello organizzativo? È vero che la giurisprudenza già dal 2007 ha detto che in capo all'organismo di vigilanza e all'azienda sta la responsabilità informativa e formativa rispetto a tutto l'assetto organizzativo aziendale, cioè per trarre conoscenza ravvicinata del significato non solo morale ma cogente, penale, amministrativo del modello di organizzazione. Ma subito questo detto sta di fatto che c'è qualcuno che, a prescindere dalla formazione impartita dal datore di lavoro, riesce a rendersi conto di quello che sta succedendo nei processi produttivi. Per questo tipo di persone è detto ci sono dei canali protetti di denuncia, e qui sui canali protetti vorrei poter parlare molto più a lungo in termini di compliance, le leggi sulla privacy eccetera, però da militante lavorista, da militante colavorista, vi devo dire che un licenziamento ritorsivo nei confronti di chi abbia segnalato un fatto penale, di rilevanza penale di questo genere, ma ce lo dobbiamo aspettare dietro ogni angolo, ma mica soltanto i responsabili di questo tipo di segnalazione sono soggetti al rischio di licenziamento o di impiego discriminatorio e persecutorio dello ius variandi del datore di lavoro. Ci sono anche il risk officer, mi spiace per il dottor Draghi, ma questa è la denominazione prevalentemente in uso in ambito bancario, e ci sono tante altre figure di controllo che sono in grado di denunciare il cattivo andamento, il cattivo funzionamento del modello organizzativo, la violazione dei principi del modello organizzativo e degli strumenti sussidiari del modello organizzativo, come sono i codici etici. Allora, qui il lavorista, al di là del fatto dell'inversione dell'onere della prova che è stabilito direttamente nella norma, so che qualcuno storce il naso a proposito della inversione dell'onere della prova che è recato dal decreto legislativo 2.1, io lo trovo sinceramente sacrosanto, è l'avvocato che opera nell'ambito del modello organizzativo con responsabilità di conduzione o di partecipazione all'attività dell'organismo di vigilanza si deve far carico anche di tutti gli aspetti lavoristici che sono recati dalle modificazioni più recenti del decreto legislativo 231. Chiudo perché ho approfittato anche troppo della cortesia di Michele Polini, del collega Michele Polini, dicendo che non l'ho trattato se non nella fase iniziale, sperando che si sia potuta fare la connessione tra economia circolare e organismo di vigilanza. Io le ho trattate in forma inversa, se volete, e però un organismo di vigilanza, ve lo dico perché sono presidente di un organismo di vigilanza che opera nell'ambito di un'azienda che si occupa di rifiuti, di riciclo di rifiuti, in quel caso elettronici. Quell'organismo di vigilanza e quel modello organizzativo devono essere disegnate su questi processi. Non sono processi che sono emigrabili da un ambiente di produzione a un altro. E soprattutto le parti speciali, tanto la parte generale, ma le parti speciali devono essere scritte riga per riga in relazione ai singoli processi di produzione. E non soltanto seguire l'evoluzione delle procedure, dei processi produttivi, ma anticiparli senza intralciarli, perché
Il modello organizzativo ai fini 231 non è che intralcia il modello produttivo dell'azienda, quello è sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione e dei dirigenti dell'azienda, questo sotto la responsabilità anche del consiglio di amministrazione e dell'organismo di vigilanza. Questo secondo tutela la funzionalità sociale dell'azienda. Non ci scordiamo che quando venga decretata la responsabilità amministrativa dell'azienda con applicazione di misure interdittive, chi va a rimetterci è l'economia generale del paese, sono i lavoratori. Cioè l'imprenditore risponde, diciamo, di una cosa che ha fatto, ma tutti gli altri rispondono davvero per cose che non hanno fatto. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una felice prosecuzione di questo corso di alta formazione sotto la responsabilità della collega e amica Saveria Mobrici. Avvocato Diotallevi, dato che non abbiamo qui la presenza dei nostri colleghi, ma sicuramente sarebbe, come si suol dire, scattato un lungo applauso fragoroso per dire bravo, bravo. Voi pensate, colleghi, che in poco tempo abbiamo, attraverso l'avvocato Giotallevi, affrontato minimamente degli argomenti. Pensate quando io vi dico questa è la base, cioè è in pochissime ore informazione massiccia ma molto importante. E quando dico, molto probabilmente se avrò la collaborazione del Consiglio e avrò la collaborazione della Commissione, poi andremo a fare nello specifico. Pensate quante cose dobbiamo ancora apprendere e dobbiamo ancora, attraverso i nostri relatori, diciamo, perfezionarsi su certi argomenti. Oggi l'avvocato Giotallevi si è rivolto a noi avvocati nella maniera più pregnante. Dobbiamo essere preparati su una materia che in fondo quando ci dice la Cassazione, quando andiamo a fare i ricorsi o quando andiamo anche a difendere, i giudici giudicano sull'ex post, è una cosa che fa tremare i polsi. E quindi io dico che dobbiamo veramente essere preparati su questo argomento. Vorrei dirvi altro, ma non voglio perdere tempo. Ho accanto a me, e lo ringrazio, il dottor Michele Polini, che come voi avete potuto sempre osservare dalla locandina, è componente della nostra Commissione di Economia Circolare, è consulente presso Azienda Rifiuti e è già consigliere di amministrazione. Perché questa scelta? Al di là del titolo che è lunghissimo, l'avete letto e così recupero almeno 30 secondi, perché lui va nel concreto, perché lui ha vissuto nel concreto certe situazioni. E mi è piaciuto, perché così puoi andare anche oltre, leggere dei suoi appunti, ma mi è piaciuto soprattutto l'ultima frase, che la faccio subito mia come lettura. Scrive nei suoi appunti di altre lezioni e quindi anche di questo nostro incontro. L'essere umano deve rivedere dalle fondamenta le proprie concezioni e fondamenti di economia e finanza, che devono tornare ad essere a servizio dell'uomo e non l'uomo a servito loro. In questo modo allora sarà possibile ritrovare l'equilibrio naturale tra l'uomo e il mondo che ci circonda, alimentando reciprocamente la sopravvivenza e la preservazione dell'uno e dell'altro a vantaggio e a beneficio reciproco. Allora pensate, in questa ultima frase che vi ho letto c'è tutta l'essenza in fondo della tematica odierna dell'economia circolare. Non vado oltre, perché poi faccio come l'avvocato Giotallevi, che si deve scusare con il dottor Michele Polini. Dottore, a lei subito la parola. Grazie Presidente, grazie a tutti. Nessuna invasione di tempo, perché
tutte le parole e tutti i contributi sono preziosi. E il concetto di economia circolare, che più volte abbiamo cercato di individuare, definire, contenere in una visione comprensibile, lo abbiamo affrontato anche in altri convegni che abbiamo tenuto con la Commissione dell'Economia Circolare, che sta cercando di dare degli strumenti utili a chi fa la professione dell'avvocato e a chi fa il professionista, seguendo le aziende e accompagnandole. E lo spirito con il quale affrontiamo la tematica e quindi cerchiamo di rendere comprensibile qual è l'ambito in vero amplissimo dell'economia circolare e di come interviene in tutta la vita di relazioni economiche, sociali e finanziarie di un'impresa, ma di noi cittadini, è fondamentale. E di qui l'accompagnamento della figura dell'avvocato è indispensabile ai fini di una comprensione esatta di come questo mondo e questo modello si muove intorno a noi. Allora sì, il mio titolo dell'intervento è lungo perché voleva rendere l'idea del fatto che l'economia circolare è un processo che permea tutta la nostra vita, permea l'evoluzione della nostra vita e i processi di vita che affrontiamo. Quindi l'economia circolare ormai se ne parla tantissimo, negli ultimi tempi è diventato argomento che accompagna addirittura le proposte non solo di legge, ma le proposte che accompagnano le leggi finanziarie, le programmazioni dei governi e le programmazioni europee. Ormai lo sappiamo tutti. L'economia circolare è una tematica che non è mai fuori posto. È vero che se ne parla anche impropriamente, però io voglio cercare, per quanto di mia competenza, cercare di dargli un contenuto e dargli una definizione. Allora, abbiamo detto tante volte che l'economia circolare cos'è? Ma immaginiamola come un grande circolo nella quale intervengono tutti i processi, e si chiama circolare per questo, e dove in effetti ambiente e economia devono essere caratterizzati da relazioni circolari, in grado di generare che cosa? Di generare un uso efficiente delle risorse, una riduzione dell'uso delle materie prime, mediante tutta una serie di tecnologie, processi e interventi che si possono fare dal riuso alla manutenzione, al riciclo e al recupero, e poi un uso efficiente dell'energia. Ma qual è il principio che sottende tutte queste cose che ci siamo detti, che sono bellissime, ma che poi in pratica si devono realizzare? Che dobbiamo comprendere? Forse ultimamente ce ne siamo resi più conto di prima, perché il Covid ci ha portato a riconoscere la limitatezza del nostro tempo, della dimensione spazio-temporale nella quale ci muoviamo e delle risorse naturali. Ebbene, il mondo nel quale viviamo non è inesauribile. Lo abbiamo abbastanza stressato, lo abbiamo abbastanza utilizzato. E quindi forse è ora di ritornare a un concetto che spesso lo richiamiamo come un concetto filosofico, ma in verità è un concetto saggio di vita, che in economia è stato riflesso nell'economia circolare. Un concetto naturale, cioè quello di usare le materie prime, le energie, la natura, in maniera rispettosa e reciproca. Il presidente Mobrici ha tratto una frase dai miei appunti che vuole rappresentare quello, dove l'uomo non è l'unico che governa i processi e che può decidere che cosa e come, ma fa parte di un complesso mondo articolato nel quale si deve muovere in armonia e con rispetto, perché la sopravvivenza del mondo intorno a noi è anche la nostra sopravvivenza. E questo è fondamentale, perché se non comprendiamo questo non riusciamo neanche a avere una comprensione di quello che è l'economia circolare. Allora, io direi che ci sono degli elementi che vanno presi sicuramente a riferimento nella nostra visione. Perché l'economia circolare è un'opportunità vera
per rivedere la nostra economia, la nostra produzione, il lavoro, ed è un'opportunità alla quale poter attingere, non solo perché ci sono delle risorse messe a disposizione dei vari Stati e anche dell'Unione Europea, ma perché proprio i vari Stati e l'Unione Europea hanno compreso che riorganizzare la macchina produttiva in tutta la sua catena, in tutta la sua filiera, può portare dei vantaggi che assolutamente hanno in coda l'effetto più immaginabile, più intuitivo, più conosciuto, quello dei rifiuti, no? Quello di limitare l'impatto dei rifiuti, limitare l'impatto nell'ambiente e contenere l'uso delle risorse naturali. Ma in verità ha un vantaggio per tutto il sistema economico che ruota attorno all'economia circolare e al nostro sistema di vita, perché ripensare attraverso l'economia circolare tutti i processi vuol dire partire dalla testa e quindi pensare ai processi industriali o di produzione che vedano la costruzione di tutto quello che utilizziamo e che viene prodotto attraverso una serie di, per esempio, reingegnerizzazioni che devono vedere coinvolti gli ideatori delle varie macchine, attrezzature o qualsiasi cosa che noi usiamo, bene o servizio, e ripensarlo in maniera fungibile. Vale a dire, una lettura è quella, per esempio, di trovare e pensare l'ingegnerizzazione di macchine o di attrezzature che possano essere facilmente sostituibili per pezzi e che quindi abbiano una durata maggiore, che questo ovviamente è in controtendenza a quello che è stato per tanto tempo la politica delle industrie produttrici, che anche oggi hanno compreso anche loro l'importanza di una modifica di questo paradigma economico produttivo che fino ad oggi li ha guidate. Vale a dire, c'era come dire, un tempo definito entro il quale macchine e attrezzature cessavano la loro vita e quindi necessitavano di essere sostituite integralmente e quindi creavano economia. L'economia quindi era incentrata, è incentrata perché è una transizione quella alla quale ci dobbiamo rivolgere, è incentrata a produrre macchine nuove che sostituiscano quelle vecchie. Il modello vecchio dopo 2 anni deve essere sostituito perché non ci sono più ricambi, non ci sono persone che lo sappiano ricambiare, non ci sono indicazioni, non ci sono, oggi tanto ne parliamo in maniera purtroppo inequivocabile con la lingua anglosassone, anche se io sono un fautore dell'uso della nostra lingua perché è bellissima ed è bellissimo conoscerla, però possiamo farne a meno, di software. I software su un telefono vecchio, lo sapete tutti, non sono più aggiornabili, non sono più disponibili e quindi quel telefono non è più non fungibile perché non funziona più, non è fungibile perché non è più adeguata la tecnologia che lo deve assistere e che quindi lo esclude dal mercato. Ebbene, oggi c'è una rinnovata tendenza legata a una concezione dell'economia circolare che è quella di ripensare a questo e quindi tutto ciò che prima veniva o diventava obsoleto deve tornare ad essere utilizzabile. E in questo contesto quali sono i vantaggi e quali sono il rispetto dei principi del modello di economia circolare al quale ci stiamo riferendo? Sono esattamente quelli che abbiamo descritto. Un minor risorse, minor utilizzo di risorse, che voglio solo ricordare, per estrarre metalli, materiali particolari, terre rare, occorrono molti soldi, molta energia e impattiamo in maniera rilevante sull'ambiente. E allora riutilizzare quei materiali o comunque renderli fungibili di nuovo riduce l'impatto sia economico che sull'ambiente che produttivo, nonché finanziario. E allora questa è l'economia circolare e questo che vi ho rappresentato con questo breve esempio può essere un'opportunità che deve permeare una visione diversa dell'industria e dell'economia e della finanza. Il tema dei rifiuti è un tema che tocca grandi sensibilità, perché chiunque di noi
produce rifiuti, basti vedere quello che è la raccolta differenziata che facciamo e vi rendete conto quello che riuscite a produrre, che riusciamo a produrre in termini di capacità proprio volumetrica di plastiche che abbiamo nei nostri alimenti e che raccogliamo in maniera differenziata. Ebbene, l'economia circolare nel contesto dei rifiuti è oggi una delle argomentazioni e delle tematiche di punta. Perché? Perché, come abbiamo detto, hanno un impatto sull'ambiente. In Italia abbiamo l'opportunità e siamo un paese che vanta grandissimi numeri e capacità nel riciclo e nel recupero e nella rigenerazione. Siamo tra i primi paesi per alcune categorie, che sono i metalli e le plastiche e anche la carta. Cioè il ciclo dell'economia circolare dei rifiuti che derivano dalle carte, dalle plastiche e dai metalli sono al top in Europa. Sembra non così percepibile da noi, però sappiate che il recupero nelle industrie metallurgiche e metalliche che usano i metalli, per circa il 90% proviene da metalli recuperati e riciclati. Quindi, voglio dire, importantissimo, anche perché l'Italia è un paese povero di risorse prime. Allora, torniamo a noi. L'economia che si muove intorno all'opportunità che offre l'economia circolare e le risorse stanziate perché si intervenga in maniera puntuale, in maniera forte, in maniera incisiva su questo cambio di paradigma ci sono fortissime. Considerate che il mercato e l'economia dell'economia circolare assomma circa 70 miliardi l'anno di volume d'affari ed è un numero impressionante, perché se pensate che è un numero che è pari a 2,5 volte la manovra finanziaria che hanno approvato adesso con la manovra per i sostegni, e quindi stiamo parlando di numeri veramente impressionanti. Allora, quello che voglio dire io quindi è che il tema in particolare di cui vi tratterò adesso è quello dei rifiuti elettronici. I rifiuti elettronici hanno e scontano, insieme a tutto il mondo dei rifiuti, un'attenzione particolare che deve vederci coinvolti quali avvocati e quali professionisti di impresa, perché la normativa, come sapete, discende dalla regolamentazione europea e che viene recepita in ambito nazionale attraverso le direttive europee e attraverso le varie emanazioni di legge che nei vari decreti legislativi e nelle norme attuative trovano e prendono corpo in Italia. In Italia il codice dell'ambiente è conosciuto ed è il decreto legislativo numero 152 del 2006. Questo decreto legislativo è il cosiddetto codice dell'ambiente. Il codice dell'ambiente ha ovviamente una serie di stratificazioni che si vanno aggiungendo e che vanno arricchendolo in ragione della diversa recepimento che vengono fatte delle direttive europee e nella normativa italiana. E allora di volta in volta una delle tematiche che ha più occupato questa modifica normativa è stata quella della cosiddetto end of waste, ovvero della qualifica di cessazione della qualifica di rifiuto. Questa è una tematica che purtroppo, per come è strutturata la materia ambiente in Italia, porta con sé delle complicazioni, perché, come sapete, la materia ambientale per la parte autorizzativa e per la parte attuativa è delegata alle regioni e quindi ha portato a una applicazione diversificata e anche poco uniforme a livello regionale, comportando anche delle difficoltà attuative, ispettive e realizzative che poi hanno impattato nelle diverse
realtà e iniziative che le aziende o gli imprenditori vogliono affrontare. Quindi l'economia circolare e il mondo dei RAE è una tematica particolare, specifica, nella quale ho vissuto e nella quale ho trovato una grande opportunità di rilancio, perché crea lavoro. Voi pensate che da un nostro vecchio computer, televisore o elettrodomestico possono essere tratte le materie prime che lo compongono attraverso dei diversi processi di selezione, separazione, raffinamento, trattamento, macinazione e triturazione. Possiamo di nuovo reimmettere in circolo nel sistema economico e attraverso questi processi aver generato occupazione, economia e risorse finanziarie, possiamo veramente creare un'occasione di rilancio per il Paese con una visione attenta all'ambiente, perché uno degli elementi forti della nostra economia è l'ambiente e il turismo. E siamo un paese che vanta una diversità ecologica quasi unica al mondo, con tante varietà di ambienti, di territori e di realtà ambientali e ecologiche. E allora preservare e mantenere e conservare i nostri beni è un dovere, ma anche un'opportunità per creare economia e lavoro nel nostro paese. Allora, prima l'avvocato Diotallevi ha toccato il tema dell'organismo di vigilanza e io voglio toccare anche il tema della attività degli avvocati e dell'attività e le opportunità che ci sono. Voi pensate che per predisporre un'AIA, che è un'autorizzazione integrata ambientale, che è quella che consente l'avvio delle attività di un impianto di trattamento, questa avviene attraverso una conferenza di servizi che vede coinvolti diverse autorità, dalla regione agli organi di vigilanza e controllo, fino ai comuni e alle ASL. E allora chi è più adeguato nell'assistere un'azienda nell'applicazione e nell'interpretazione della normativa che, vi ripeto, poi viene attuata anche a livello e in ambito regionale e che deve seguire le linee e gli indirizzi che ci sono, ma facendo sempre richiamo alla norma superiore, che è quella delle direttive comunitarie, che comunque è articolata e complessa. E quindi poi nella prosecuzione e nella realizzazione i sistemi della vita dell'azienda, gli impatti che ci sono e che l'azienda si trova ad avere con il mercato e con le normative sono tantissimi e sono delicatissimi. E allora la figura dell'organismo di vigilanza e del consulente sono fondamentali, perché l'imprenditore ha la capacità e la visione di poter mettere in piedi un'iniziativa che possa vedere realizzata un'impresa, ma non ha tutti gli strumenti. E allora è opportuno che chi ha padronanza, conoscenza del diritto, dei procedimenti, della materia amministrativa, della materia penale e civilistica, ha uno spazio grandissimo da poter occupare in questo contesto. Insieme alle altre professioni bisogna creare gli strumenti per assistere le aziende e per seguire la normativa, anche proponendo la giusta interpretazione ed attuazione delle norme, perché spesso e volentieri il legislatore ha semplicemente recepito una norma. Io vi posso dire che per esperienza la stessa direttiva comunitaria da noi è applicata in una maniera
le autorizzazioni ambientali da noi vengono rilasciate con dei canoni o con dei criteri che sono non propriamente identici a quelli che per esempio sono in Germania o in altra parte d'Europa. E allora questo voi pensate se è possibile? Parliamo di un mercato globalizzato e parliamo di un mercato che deve essere uniforme sia nei trattamenti che nelle uniformità di accesso e anche nella normativa di riferimento. E com'è possibile che tutto ciò avvenga ovunque tranne che qui? E allora noi abbiamo veramente un'opportunità grandissima sulla quale poter lavorare e poter costruire. Io credo che una visione basata sull'economia circolare debba guardare a una proposizione di proposte, di politiche che siano attente a tanti aspetti, che vengono sì dalla pratica, ma vengono anche dal quotidiano seguire le aziende, assisterle e comprenderne i problemi. E quindi sicuramente noi possiamo auspicare una semplificazione burocratica che possa, come dire, rendere più facile l'accesso agli strumenti e alla realizzazione delle diverse iniziative e che comunque guardi a una prospettiva di lungo termine, che non sia solamente limitata a quella di rispondere a un'esigenza, per esempio, che è quella ambientale di ridurre i rifiuti, perché quello è un obiettivo di breve termine. Noi dobbiamo avere uno sguardo programmatico e di lungo termine affinché la nostra azione anche di assistenza sia lungimirante e sia guardi al di là nel tempo e non guardi a una soluzione temporanea di risolvere i problemi. E poi un coordinamento sulle diverse normative e normative attuative che ci sono in ambito regionale. Cioè dovremmo agire per chiedere, per ottenere una uniformità, un'armonizzazione delle normative che conformano le diverse regioni e che rendono diversa una stessa iniziativa nell'accesso alle autorizzazioni da una regione all'altra. Questo è assurdo, è inconcepibile. E poi sicuramente tutto questo deve essere accompagnato da un'adeguata, forte e veramente sentita campagna di informazione e di formazione, perché è vero che l'economia circolare è un'opportunità, ma soprattutto, come ho detto prima, è un'opportunità di sopravvivenza della vita e dell'essere umano, è un'opportunità di mantenimento dell'equilibrio del nostro futuro e del futuro delle generazioni che ci seguiranno. E se noi non abbiamo a cuore questo, se non abbiamo attenzione a questo, i nostri discorsi sono bellissimi ma non portano a nulla. E quindi veramente io, Presidente, concludo qui il mio intervento. Intanto grazie, perché hai riassunto un poco non solo la lezione di oggi parlando di economia circolare, ma anche quelle precedenti, quindi i nostri nuovi diciamo colleghi che ci stanno diciamo ci hanno sentito fino adesso almeno hanno ripreso le coordinate delle precedenti lezioni. Oggi siamo alla nostra terza lezione, ne abbiamo solo programmate 5 per ovvie ragioni. Mi è piaciuto poi due concetti proprio ultimi che tu hai parlato, dobbiamo pensare a lungo termine e dobbiamo pensare ad armonizzare. Se voi pensate che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, è un concetto anche di pensiero che non è nato solo oggi. Se voi andate a leggere degli scritti di Aristotele parlava già a modo suo di economia circolare, ha fatto anche dei principi suoi di economia circolare, ha pensato ad esempio
ai concetti di famiglia, ai beni di famiglia, ai beni della casa, come strutturarle, oppure nel suo principio che la vita è buona e quindi ognuno di noi deve avere le proprie responsabilità, di queste responsabilità uno ne risponde anche. E allora i passi nel passato di questa economia circolare ci sono, e si parlava soprattutto di pensieri, e il pensiero deve essere armonizzante. E quando quindi parli tu di armonizzare, a me mi è venuto subito in mente appunto che noi siamo gli artefici di armonizzare, perché se cominciamo a pensare nell'interesse della circolarità del benessere, in questo caso dico nazionale, poi posso andare già oltre europeo e poi vado ancora oltre mondiale, essere insieme e darci questo ragionamento circolare nell'interesse di tutti quanti rende armonioso poi la soluzione. La soluzione, che può essere quella giuridica, può essere quella sociale, può essere quella, diciamo, economica nel senso più stretta, se ha la base del concetto dell'armonizzare la situazione e la soluzione, in realtà troveremo anche su questo argomento, come diceva il dottor Michele Polini, bisogna non essere regione contro regione, non bisogna avere campanilismo regione contro regione. Se noi già partiamo da questo piccolo concetto di lavoro, addirittura partire da regione a regione, in realtà ci troveremo poi, senza neanche accorgersene, perché si è lavorato e si è pensato in questa maniera, avere una armonizzazione già nazionale e così via. Quindi ricordatevi che i pensieri, i ragionamenti sono, non parlo di psicologia, perché la psicologia è parlare in termini psicologici di pensiero circolare lo vedono sotto un profilo negativo, non fraintendetemi, non è quello che voglio dire. Ma voglio dire che se invece noi facciamo sotto un profilo, diciamo, dell'operare, ragionando in maniera circolare su argomenti circolari, vedete che in realtà tutto si armonizza. E appunto quella frase, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, io aggiungo, e tutto si trasforma con armonia. Questo vi lascio con questo discorso così, io mi incoraggio da me sola a volte, ma non sono una falsa ottimista, sono un ottimista perché io credo che se ognuno appunto di noi si responsabilizza, in realtà poi abbiamo la facoltà anche del dono in questo proporci. E ricordatevi, poi faremo una lezione particolare, perché esiste anche il donare in maniera circolare. Vedete, ogni argomento si ritorna sulla circolarità. E quindi vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di settimana, e dato che siamo in primavera, speriamo che anche la natura circoli in maniera meravigliosa e poi alla fine ci potremo vedere di persona. E quindi buona serata a tutti e grazie ai relatori. Grazie Presidente.